ragazze, bentornate o benvenute sul canale se siete delle nuove iscritte. Oggi in questo video Try It On andremo a provare un po' di prodottini nuovi che mi sono arrivati nell'ultimo periodo, quindi un po' di novità makeup. Alcune forse le avete già viste, altre no. Comunque io direi di iniziare subito perché vorrei fare una full face con tutte le novità e come primo prodotto andiamo appunto a correggere le imperfezioni del mio viso, che sono tante in quest'ultimo periodo, e vado ad utilizzare questo prodotto di Glossip che si chiama Natural All-in-One Concealer. Sono presenti ben 6 colorazioni, quindi io direi di iniziare subito con l'applicazione del prodotto. E la texture, come potete vedere, è molto molto morbida e quindi facilmente sfumabile. È una prima impressione, però trovo che non sia male sul contorno occhi, in quanto è veramente leggera, cioè la sento proprio leggera, così come la sto osservando in questo momento non va nemmeno ad evidenziare i segni di espressione, perché è veramente morbido. Ovviamente dobbiamo fissarla con una cipria, come tutti i correttori in genere. Vado ad utilizzare adesso lo 06 per andare a coprire proprio questa parte un po' più scura delle mie occhiaie. Solitamente la parte interna delle occhiaie è sempre molto più scura. Wow ragazze, ha coperto proprio bene, cioè guardate di qua a qui. Wow, guardandolo un po' da più vicino la texture del prodotto quasi non si nota. È fantastica questa cosa, mi piace molto. Il stick sembra leggermente più scuretto, in realtà poi applicato sul contorno occhi tende a essere un po' più chiaro. Calcolate che sono leggermente abbronzata, quindi la percezione del colore ovviamente cambia anche in base alla tonalità della vostra pelle. Vado a minimizzare un po' i rossori, quindi richiamo qua intorno al naso, anche un po' qui, perché io ho questa parte un po' scura, e anche qui. Oh, qui sono curiosa con i rossori, ce li ha coperti perfettamente, non me l'aspettavo, fantastico. Poi io con i correttori sono abbastanza esigente, devo ovviamente continuare a testarlo in questo periodo per farmi un'idea un po' più completa. Ovviamente qui vedete l'alone perché ho utilizzato dei colori correttivi e quindi ovviamente lo notate, però qui sul resto del viso si è perfettamente... No, ho sbagliato colore! Qui invece sul resto del viso si è perfettamente amalgamato. Potrei anche utilizzarli come base. Non so se avete visto il mio video, quello là, dove vi facevo vedere come realizzare una base senza fondotinta, e devo dire che questi correttori si prestano proprio bene a questo utilizzo. Sulla pelle la texture si nota, ma pochissimo, pochissimo. Penso che quest'estate li utilizzerò proprio così. Per quanto riguarda questo primo prodotto, devo dire che sono rimasta veramente molto molto entusiasta, perché a la vista il prodotto, avendo questa texture morbida e altrettanto sottile, copre, cosa molto strana perché pensavo che avendo una texture così morbida non andasse poi realmente a coprire, invece ha coperto perfettamente le mie occhiaie, perché all'interno di queste 6 colorazioni ci sono 2 colorazioni perfette per la mia tipologia di occhiaie, quindi le ha coperte al meglio, come potete vedere. Rispetto al prima, adesso abbiamo un altro effetto. Ho trovato anche all'interno di queste 6 colorazioni una colorazione perfetta per il mio incarnato, che sapete è veramente difficile. In realtà ho preso leggermente un po' di colorito, però diciamo che non è che sono proprio abbronzata, e quindi sono riuscita a trovare il colore perfetto per andare a minimizzare le mie imperfezioni. E come vi dicevo precedentemente, questa texture vi permette anche di realizzare un make up no make up. Come sempre qui giù nell'info box vi lascio tutte le informazioni in merito ai prodotti che vedrete qui all'interno del video, come il prezzo e altre info che magari durante il video mi sono sfuggite o che voglio aggiungere per darvi più informazioni. Per quanto riguarda il fondotinta, voglio provare 2 fondotinta dello stesso brand, e sto parlando di Equilibra colorazione, perché voglio davvero capire se si adatta al mio incarnato e anche per come si stende sul viso la copertura. Ho fatto uno swatch sul braccio veloce, però voglio vedere un attimino sul viso. Quindi inizio con il fondotinta con peonia bianca e olio di mandorle dolci, questo qui sempre facente parte della linea Love's Nature. Allora, dal video non so se si nota, ha un sottotono un po' strano,
si sta amalgamando comunque perfettamente, anche se non so se riuscite a vedere dalla videocamera, forse no, però rispetto al collo il viso è un po' più aranciato, quindi diciamo che come colorazione non è l'ideale per me, però comunque l'applichiamo. Quanto riguarda la coprenza, è una coprenza buona, cioè nel senso mi ha uniformato bene l'incarnato, però ha una consistenza strana, molto molto fluido come prodotto. Mi piace l'effetto che mi sta creando sul viso, veramente super morbido, non so spiegarvi, proprio ha fatto un effetto soft. Non è male, ragazze, bellissimo l'effetto sulla pelle. Ovviamente bisogna sfumarlo bene perché non è il mio colore, soprattutto qua questo effetto che mi ha fatto qui dove non ho proprio i pori. Teniamo conto che comunque è un prodotto naturale, per cui non è che possiamo aspettarci la performance di un prodotto siliconico, però wow, bello. Voglio andare a provare quest'altro fondotinta, sempre di Equilibria, però la versione compatta. Qui, almeno da quello che vedo in confezione, il numero 01 beige chiaro mi sembra scuro. È vero che dalla videocamera i colori tendono a essere leggermente più chiari di quello che sono poi nella realtà. Ora lo applichiamo sulla pelle e vediamo, però già così a primo impatto mi sembra scuretto. Non so se riuscite a vederlo, ma è scuro per il mio incarnato. Però volevo provarlo giusto per darvi anche un'opinione delle due texture, dei due fondotinta, perché sicuramente credo questo sia più coprente. Non è male anche questo. Allora, mi evidenzia solo un po' qui in questa zona, magari un po' più secca rispetto a quello fluido che vedete molto molto più luminoso. Questo sì è luminoso, ma tende a essere più opaco, e anche al tatto questo rimane molto più appiccicoso. Per assurdo mi sembra più coprente questo fluido. Mi piace molto di più questo fluido sulla mia pelle, molto molto più bello. Vorrei riprendere di nuovo il correttore di Glossy nella colorazione 01 questa volta, per andare a illuminare un po' la zona contorno occhi, che potete vedere un po' spenta. E questa, essendo una colorazione un po' più chiara, dovrebbe permettermi di illuminare, vedete, un po' la zona. Questo correttore si sfuma benissimo, mi piace tanto questa cosa qui. Siamo molto lucide, sembriamo delle lampadine viventi, quindi andiamo a opacizzare. Vado ad utilizzare anche qui una cipria per quanto riguarda il viso. Il packaging mi piace tantissimo perché è super sottile per quanto riguarda lo specchio ed è molto molto tascabile, quindi mi è piaciuto tantissimo. Molto minimal, però bello da vedere. Quindi prendo la cipria da 01, che mi sembra abbastanza chiara, e la andiamo a tamponare tutto il viso. Ho opacizzato perfettamente il mio incarnato. Tralascio il contorno occhi perché qui andremo ad applicare una nuova cipria, cioè un'altra cipria che comunque è nuova, e sto parlando di questa di Nabla della collezione Close Up. L'ho testata già da un po', mi piace molto come finish, nel senso come texture, perché è veramente veramente impalpabile come cipria, però tende, almeno sul mio contorno occhi, a mangiare un po' di correttore, quindi dovete veramente, quando l'andate a utilizzare, eccedere un po', secondo me, nell'utilizzo del correttore, quindi applicarne una quantità un po' maggiore, in modo tale che poi, quando la cipria va a assorbire un po' quello che è il correttore, non vi fa rimanere senza prodotto, quindi non si intravedono le vostre occhiaie, ma rende il tutto più levigato, proprio ha super piallato il contorno occhi, quindi diciamo che mi piace molto. Vado adesso a realizzare il contouring sul mio viso e utilizzo la nuova palette di Pupa Milano, bronzing e contouring. Ve l'avevo mostrata nelle mie Instagram stories, anzi, se non mi seguite, seguitemi su Instagram, perché li tendo a pubblicare nelle stories tutte le cose magari che mi succedono così al momento, giornalmente, o quando ricevo dei determinati prodotti. Diciamo che riuscite a vedere le cose un po' più in anteprima rispetto a YouTube. All'interno abbiamo queste quattro colorazioni. Vado a miscelare queste due per quanto riguarda il contouring,
E vediamo un po'. Per quanto riguarda la vecchia versione, che non so in realtà se è ancora disponibile, devo dare un'occhiata. Mi piaceva tantissimo come il prodotto si sfumava. Infatti, guardate, si sfuma veramente benissimo. Questa rispetto all'altra versione è un po' più calda, perché credo, essendo la linea estiva, si presuppone comunque ci siamo un po' abbronzate, no? Per cui è un po' più calda come tonalità. Se non vi piace l'effetto contouring super caldo, non è la palette che fa per voi. Come blush voglio andare a utilizzare un altro prodotto, non quello presente all'interno della palette. Questi due nuovi blush di Puro Bio. Le colorazioni sono veramente bellissime. Sono queste due. Però per il look di oggi direi di utilizzare questa, che è la numero 05, perché l'altra, per la base che ho in questo momento, la ritengo troppo fredda. Devo dire che i prodotti Puro Bio mi piacciono, mi sono sempre piaciuti tantissimo. Soprattutto gli ombretti, trovo che siano forse i più gli ombretti più belli che abbia mai provato. Mi piacciono proprio tantissimo, soprattutto quelli metallici un po' cremosi. Ok, Heidi è tornata. Questa base mi sento un'altra persona. Siamo rinate, ragazze. Un attimo, dare un check al correttore. Cioè, ragazze, perfetto, non si è mosso. Sopracciglia. Per le sopracciglia vado ad utilizzare un prodotto del quale mi fido tantissimo, che mi piace tantissimo. E sto parlando di questo prodottino di Mula, il mio fedelissimo pennello di Zoeva, questo qui, il numero 317, che per questo utilizzo è fantastico. E quindi vado a delineare le mie sopracciglia. Questo qui non è appunto un prodotto che sto provando per la prima volta, anzi, ormai ho fatto una piccola conchetta all'interno, mi piace tanto, tanto, tanto. E devo dire che ultimamente, per il modo in cui sto disegnando le sopracciglia, ringrazio tanto Manuela per avermi dato un po' di dritta in merito alle sopracciglia. Non ho affinato la mia tecnica, ma piano piano ce la posso fare. Quindi le lascerei così, vedete, tendo sempre a fare questa più alta e quella più bassa. Come illuminante però vado a prendere questo all'interno della palette e con il pennellino che mi piace un botto di Zoeva, il numero 134 per illuminante, lo vado a spennellare qui. Come vedete non è male, mamma mia, non me l'aspettavo così super power. Guarda gli occhi, invece andiamo a utilizzare una palette super chiacchierata nell'ultimo periodo e sto parlando della Sublooming. In realtà non l'ho ancora testata, è la prima volta che la testo. Ho avuto un po' di impegni nell'ultimo periodo, quindi non ho avuto modo di testarla per niente e quindi la proveremo insieme. E volevo riprodurre un make-up che aveva realizzato Mr. Daniel sul suo canale, che mi era piaciuto tantissimo, quindi iniziamo subito andando a prelevare Middle Karma con un pennello piatto e lo applichiamo qui nell'angolo. Gli ombretti sono super super pigmentati, poi hanno, diciamo, una sfumabilità anche molto molto alta. Ora lo vado a sfumare con Gea, quindi sfumo i contorni con questo pennellino morbido di Zoeva, che è il 224, mi piace tanto per questo utilizzo, e andiamo a sfumare i contorni del make-up in questo modo. Molte volte quando guardate i make-up su internet tenete conto anche della tipologia di pennello che viene utilizzata, perché è veramente molto importante. Con un pennello penna andiamo nella rima inferiore ad effettuare una sfumatura utilizzando gli stessi ombretti che abbiamo utilizzato precedentemente, quindi iniziamo con Middle Karma e poi riprendiamo Gea e sfumiamo un po' i contorni. Come potete vedere diventa anche un po' più caldo. Ora, sempre con un pennello piatto, andiamo a prendere Garçon e lo applichiamo qui in questo punto, nella parte esterna e nella parte interna. Anzi, sono andata forse un po' troppo nella parte interna della palpebra, avrei dovuto lasciarla un po' più libera, però ormai è andata. Sono andata un attimo a sfumare nei contorni perché non mi piace avere questo effetto netto. Andiamo a prendere con il dito il colore Climbing Rose e lo applichiamo nella parte centrale del nostro make up, in questo modo. Bello, eh? Poi ho messo le lentine azzurre perché comunque gli occhi azzurri con queste tonalità
Stanno benissimo. Siccome so che me lo chiederete in tante, perché ogni volta che indosso le lenti mi chiedete sempre di che lenti si tratta, queste che indosso sono le Adore nella colorazione B Aqua. Acqua, sì, con la Q. E sono veramente super super belle. Prendere Caravaggio con un pennellino penna e vado a intensificare la rima cigliare. Okay, in questo modo, fino all'angolo esterno. Andiamo ora con il Dazzle Liner nella colorazione Original Sin a impreziosire un po' il make-up, sempre nella parte centrale. E lo tamponiamo così, in questo modo. Infatti Daniele consiglia di utilizzare i Dazzle Liner anche per questo utilizzo. Ovviamente poi andate lì a sfumare con le dita. Si asciugano e danno questo effetto super metallico. Fare il mascara e utilizziamo il Dark Love di Clio. Devo dire che questo mascara mi è piaciuto molto. Ha un applicatore a clessidra. E andiamo appunto ad applicarlo sulle ciglia superiori. Ancora lo sto testando, quindi non ho un'idea super definita, però come effetto mi piace molto. Come tutti i mascara, inizialmente appena aperto mi piaceva, ma non quanto mi piace adesso con la formula che si è un po', diciamo, tra virgolette, addensata e cioè è più vicina all'effetto che mi piace di più a me sulle ciglia, quindi un po' più piene. All'angolo interno andiamo ad applicare Philosophy. Dà proprio un sacco di luce questo ombretto, bellissimo. Devo dire che questa palette di Nabla mi piace veramente tanto, è veramente bella, bellissima. Gli do un tocco anche qua, dai, dato che ci siamo. Passiamo adesso alle labbra e andiamo ad applicare due prodottini della nuova collezione Feminine di Mulac. Ho partecipato all'evento di chiusura di Mulac, per cui vi ho già fatto vedere sul mio Instagram, sulle mie Instagram stories, tutti gli swatch di questi prodotti, ma sta arrivando un mini video sulla mia pagina Instagram in alta qualità, così che possiate apprezzare bene le colorazioni e le tonalità di questi prodotti, anche il finish, perché abbiamo appunto dei prodotti vinilici e dei prodotti opachi. E devo dire che la texture di questi rossetti opachi mi piace molto di più rispetto alle Velvet Ink sulle mie labbra, sono molto più idratanti. Però per questo look secondo me ci sta bene un bel gloss, in quanto abbiamo già questa luminosità sugli occhi, per cui volevo fare un mix di queste due tonalità, che sono la 20 Confident Boost, che mi piace da morire, e la numero 18 Iconic Nude. Quindi andiamo con Iconic Nude, faccio vedere sulle labbra. Allora, mi piace molto come tonalità, però trovo che su di me, non so, ho qualcosa di strano, che non so, non mi doni molto come colorazione, forse mi sbaglio e non lo so, però mi dà questa sensazione. La colorazione in sé è bellissima, cioè se guardo solo le labbra, mi concentro solo sulle labbra, è bellissima, mi piace da morire. Se la guardo un po' nel contesto della tonalità della mia pelle, non mi fa molto impazzire, però è una questione di gusto prettamente personale. Confident Boost, che è molto più scuro, a creare questo mix. Bella. Oh, adoro questi gloss, sono troppo belli. Strano come siamo passate da amare totalmente matte ad amare improvvisamente i gloss, però bellissimo. Abbiamo le nostre labbra viniliche, il colore è meraviglioso, anche miscelato, queste due tonalità sia singole che miscelate tra di loro sono molto molto belle, mi piacciono tantissimo, devo dire che con questo make up non mi dispiace, bello, non è venuto come quello di Mr. Daniel, però mi piace. E niente ragazze, questo era tutto per quanto riguarda questa nuova puntata Try It On. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi abbia mostrato al meglio tutte le novità make up che mi sono arrivate e che abbiamo provato insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti nei commenti, se avete già provato qualcosina, se vi incuriosisce qualcosa di questi prodotti che vi ho fatto vedere. Io spero, ripeto, che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per supportarmi,
perché ho visto che tanta gente che mi guarda, perché YouTube vi dà la possibilità di vedere le percentuali delle persone che vi guardano, non sono iscritte al mio canale. Quindi se magari volete supportarmi iscrivendovi al mio canale, dato che guardate già i miei video, mi farebbe tantissimo piacere. Io comunque, a prescindere, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao! Ciao a tutti, ciao a tutti! Io sono tornato, sono cresciuto tanto nel frattempo. Sono cresciuto tantissimo, madonna, amore mio dolce. Hai visto? Ho visto che dolcino che ci abbiamo qua! Madonna, quanta noia che stiamo sbadigliando! Beh, saluta! Ciao a tutti, io me ne vado adesso, ciao! Ormai è cresciuto per queste cavolate, vero amore mio? Sei cresciuto ormai, non è che puoi fare i video, ormai sei VIP.